Tra qualche settimana arriverà il Natale. Per me il periodo più figo dell'anno. No, più figo, più bello. E come sempre le buone famiglie italiane cosa fanno? O il presepe o l'albero. Qui ci siamo sempre tenuti con l'albero, infatti ce n'è uno qui e uno più grosso di là. Altrettanti preferiscono fare il presepe. Ma pochi hanno un fosso di Helm come presepe. Pochi. E io ho avuto l'opportunità di conoscere un ragazzo fantastico che ha costruito in scala non so quanto un fantastico fosso di Helm in modalità presepe. Cioè, il suo nome è Alex Geller e sono andato a trovarlo qualche mese fa. Mi ha mostrato la sua creazione ed è stata una cosa divina. Interamente realizzato da lui. Ecco voi il servizio. Insomma, servizio. Siamo andati a trovarlo. Sì, non è piccolo, eh. Allora, siamo nella terra di mezzo, più o meno. No, siamo qui col costruttore di questa meraviglia, che è Alex. Ciao, Richard. Ciao, ciao a tutti. Come ti è nata l'idea di fare questo colosso? Grazie, colosso. Una passione per Tolkien e naturalmente tanta pazienza. Tanta pazienza. Un anno e mezzo di lavoro, di soddisfazione però. Un anno e mezzo per questo lavoro è tanta roba? Sì, sì, direi di sì, a tempo libero perché faccio dell'altro, ma non lo faccio di lavoro, è solo una passione, quindi personale. Ho rappresentato, io l'ho fatto in questo caso un'attività, quindi per esempio, e l'ho intitolato effettivamente Fosso di Helm 25 dicembre, perché gli orchi non mi ispirano tanto, però la costruzione è reale, tridimensionale, dal film originale. Vabbè, va visto tutto in scala, tutto rispettivamente e rigorosamente uguale al film. Certo. A parte la modifica giustamente di spazio. Modifica di spazio in questo caso. Tipo la rampa gira a sinistra, invece teoricamente sarebbe a destra. La torre è un po' più corta perché se no ci passava dalla porta. Vabbè, però poi sì, ho rispecchiato quello che era la scala delle statuine, quindi la maestosità della costruzione, totalmente in styrodur, polistirene, e lavorazione delle porte fatte a mano, legno e ferro, battuto a mano, quindi fascione delle porte, principalmente il portone principale, 4 ore di lavoro per il portone principale, sempre così di pazienza. Nel mio stile cerco sempre di rappresentare la costruzione con uno stile fotografico, quindi più naturale possibile, i colori che si avvicinino il più possibile all'originale, non avendo ovviamente una foto o un'impronta reale del castello. Questa è l'opera conclusiva e finale. E l'hai venduto questo, sì? E purtroppo sì. Dico purtroppo perché non era nei progetti venderla, però poi realizzando una cosa così grande ho dovuto nel mio studio dire vabbè, se devo fare dell'altro devo per forza venderlo. Beh, grazie per averci mostrato sta meraviglia, perché è una meraviglia. Beh, solamente volentieri. Con la musica anche in sottofondo. Grazie, ecco. Grazie a voi. E niente, questo video era soltanto per farvi vedere quello che ha creato questo mio amico. Sia lui che io ci tenevamo a fare questo video perché secondo noi meritava molto far vedere a tutti gli appassionati di Tolkien questa creazione. Spero che questo video vi sia piaciuto. Qua sotto nelle descrizioni troverete i contatti per magari contattare anche Alex. State lontani dai guai e al prossimo incontro. Aspetta.